La Toscana che non odia è il filo conduttore dell'edizione 2021 della Festa della Toscana, che ricorda il primato al mondo nell'abolizione della pena di morte, la seduta solenne del Consiglio regionale. La Regione Toscana è la prima in Italia a sottoscrivere il Manifesto per la comunicazione non ostile, uno strumento che vuole ripudiare ogni forma di violenza, anche quella verbale e sui social. La Toscana che non odia. Nello scenario del Teatro Cinema La Compagnia, il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne per celebrare la Festa della Toscana, istituita per ricordare la firma del Codice Leopoldino con cui nel 1786 il Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, abolì la pena di morte. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. È una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso, e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere, e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio, la Toscana terra dei diritti. È stato questo il filo conduttore delle celebrazioni della Festa della Toscana del 2021, presenti in sala oltre 40 gonfaloni dei comuni toscani, i cui sindaci hanno ricevuto in dono la bandiera della regione. Comuni che hanno poi illuminato i loro palazzi di bianco e rosso, i colori del gonfalone e della bandiera della regione toscana. Ad aprire la seduta solenne, di fronte ad una platea di rappresentanti istituzionali, politici, militari e religiosi, è stato il messaggio audio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre, la quale ha ricordato che anche dai lavori della Commissione monocamerale straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo ed antisemitismo del Senato, da lei presieduta, emergono le implicazioni sociali e culturali del fenomeno hate speech, linguaggio d'odio, che investe il sistema dell'informazione e le politiche della formazione, la scuola, l'università, la qualità stessa delle nostre relazioni interpersonali. Riprendendo le conclusioni della senatrice, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ribadito che la linea che va dall'abolizione della pena di morte al contrasto ai linguaggi d'odio è una linea lunga, ma dobbiamo continuare a tracciarla, ha detto, perché quella linea è la linea stessa della nostra libertà, della nostra civiltà. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone, in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole, portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'assemblea legislativa. Festa della Toscana tradotta con le giuste parole del Presidente vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia,
diciamo, oggi diciamo, rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, e beh, insomma, quanto di meglio si possa fare? Siamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana, e questo è un gran bel segnale. Sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere, può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Io ringrazio l'ufficio di presidenza della Regione Toscana per aver deciso quest'anno di dedicare la festa della Regione proprio all'hate speech, ai discorsi d'odio. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e dalle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete e i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società. La violenza non è soltanto fisica, ma che quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti, e la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. La festa della Toscana è nata per rafforzare l'identità della comunità regionale, ma anche per ricordare l'atto rivoluzionario che fece Pietro Leopoldo con l'abolizione della pena di morte, rendendo la Toscana all'avanguardia per quanto riguarda delle scelte di grande civiltà. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio.
Quindi credo che la Festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare. La comunicazione non ostile. Ascolto, rispetto, cura, consapevolezza, responsabilità sono alcune delle parole chiave che hanno ispirato i 10 principi del Manifesto per la comunicazione non ostile, un importante progetto sociale di contrasto dei linguaggi d'odio e discriminanti. Nato in rete e per la rete, si va sempre più diffondendo in ogni settore della società civile fino a coinvolgere le istituzioni. E la Toscana è stata la prima regione italiana a sottoscrivere il Manifesto per la comunicazione non ostile nell'ambito del convegno La Toscana che non odia, tenutosi il 30 novembre, giorno della festa della Toscana, al Teatro della Compagnia. Ad ascoltare gli interventi degli ospiti, i ragazzi delle scuole, a cui il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha rivolto un messaggio. Non siate indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. Spesso vi capita che un vostro amico minacci, violenti, usi linguaggi d'odio verso un suo compagno di classe. Denunciatelo, abbiate la forza di raccontare quello che accade, perché chi subisce violenza fa fatica a farlo. E allora la Toscana deve mandare questo messaggio, lo deve fare con grande forza, sapendo qual è la parte giusta della storia da cui stare. Io mi fido molto delle nuove generazioni, io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro, e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani, una Toscana che continui a essere aperta, accogliente, inclusiva. Fondamentale è la sinergia che si sta sviluppando tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Consiglio della Regione Toscana, l'Ufficio di Presidenza con il Presidente Mazzeo, per sviluppare insieme delle azioni concrete a livello scolastico, con il coinvolgimento degli alunni, delle classi, delle scuole delle regioni, e anche per assicurare all'azione dei docenti, delle scuole nel suo complesso, il necessario sostegno, il necessario affiancamento per sviluppare in modo efficace le tematiche su cui si fonda il nostro ordinamento, in buona sostanza, quindi dalla legalità, dalla solidarietà, alla convivenza civile, tutti temi estremamente importanti che vanno nella direzione di affermare un diritto alla cittadinanza attiva da parte degli studenti. E la Toscana, anche con questa tessera, completa un mosaico di tolleranza, di intelligenza, di democrazia molto alto. Per prima, oltre che aver abrogato la pena di morte, pone un manifesto su un uso cosciente, consapevole dei social, degli strumenti legati alla rete, che sono una grandissima opportunità per tutti noi. In ogni momento ci consentono di comunicare, di confrontarci, di scambiarci idee con ognuno in ogni parte del mondo, ma nello stesso tempo sono anche ricche di insidie pericolosissime, in modo particolare verso i giovani, che sono quelli più digitali, sono nati con lo smartphone in mano, ma non conoscono tutte quelle insidie che dentro vi sono. Il Corecom su questo si sta impegnando per il patentino digitale, che è proprio una sorta di educazione all'uso dei social e dello smartphone. Il manifesto è nato 5 anni fa da un'esigenza concreta di tante persone che, come me, io mi amo definire solo la mamma di questo manifesto, colei che ha apparecchiato la tavola, ecco, ma in realtà tantissime persone con una grande sensibilità hanno detto: ok, proviamo a vivere meglio la rete, perché iniziavano i primi episodi di hate speech, di fake news, di cyberbullismo, eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a scambiarci delle idee, sono nati dei principi, abbiamo condiviso questi primi principi con la rete, ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti, e così a febbraio di 5 anni fa ormai è nato il Manifesto della Comunicazione Non Ostile. Cos'è? Sono
10 semplici principi di stile, 10 suggerimenti per aiutarci a vivere meglio quella che ormai possiamo definire la nostra nuova stanza. Ognuno di noi nella propria vita ha la stanza del digitale, dico io, che siamo più piccoli o che magari siamo anche noi più grandi, ecco, ciascuno di noi deve fare i conti con il mondo online. Allora, quella stanza ha delle sue regole, quella stanza va conosciuta e ormai va anche abitata, però per abitare quel mondo ci vogliono educazione, ci vuole cultura e non è sottinteso tutto questo.